I cancelli chiusi dello zuccherificio, dove adesso tutto è silenzio, stava lavorando alla manutenzione al nastro 6 dell'impianto Vincenzo Valente, 46 anni, quando è avvenuto l'incidente. Un braccio intrappolato negli ingranaggi, l'emorragia, l'inutile arrivo dei soccorsi. Non c'è stato tempo nemmeno per provare a portarlo in ospedale. È morto nello stabilimento. La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta ed è stato disposto il sequestro preventivo del nastro. Su quanto accaduto indaga la polizia. Per ora si sa che l'operaio, con un passato in Ilva, lavorava per una ditta esterna. Aveva iniziato il turno poco dopo la mezzanotte. Per l'ennesima volta in questa strage infinita, una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia. Pochi giorni fa, alla vigilia del 1° maggio, l'accorato appello del Presidente della Repubblica per dire basta alle morti bianche. Siamo una Repubblica fondata sul lavoro, ha ricordato Mattarella, citando la Costituzione. Ogni anno uomini e donne che escono per andare a lavorare non fanno ritorno a casa, numeri impressionanti da anni. La storia di Vincenzo, in questo senso, è esemplare. Già suo padre era morto sul lavoro.